Adesso che è finita e che l'investitura per il secondo mandato da sindaco di Prato è cosa fatta, Matteo Biffoni può togliersi qualche sassolino dalla scarpa e così nella notte più lunga della sua carriera politica si rivolge a chi dava per persa la partita lungo il Bisenzio a Cor prima che iniziasse. Io ho letto anche analisi, soprattutto sui giornali non, non pratesi, oddio, che parlava della nostra città in un certo modo e sembrava ormai persa, sembrava il centro-destra. Io però la città la vivo, la vivo quotidianamente, in questi cinque anni l'ho visto e da... non mi sembrava fosse così, perciò è chiaro che non davo nulla per scontato. Però nello stesso tempo eravamo consapevoli, che potevamo fare il risultato, potevamo continuare a governare la città. Ma non è tutto perché il primo cittadino che difficilmente usa toni polemici archivia una campagna elettorale che definisce brutta nei toni e che ha assunto nel corso delle settimane una piega sbagliata, secondo lui. Secondo me è stata una campagna elettorale pesante proprio dal punto di vista del, del, dei contenuti, perché ci si confronta sui temi anche in maniera approfondita. Gli attacchi personali, violenti che ci sono stati, a qui ci è toccato dire a questa gente di stare tranquilli, francamente non se li merita la città. Delusione per Daniele Spada, il rivale, che non riesce a replicare l'impresa che fu di Cenni. Ricomincerà dal Consiglio Comunale, dove il centrodestra, come cinque anni fa, siederà nuovamente tra i banchi dell'opposizione. Un'opposizione che sarà senza sconti, ma senza preconcetti, per il bene della città.